Con il lancio di una lanterna e di palloncini rossi, gialli e bianchi, parenti e amici hanno salutato Claudio Cossagliola, il 25enne deceduto nell'incidente stradale accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi al curvone di Pesaro. Con lui ha perso la vita anche l'amico Federico Corsini, 20enne di Cattabrighe. In tanti in questi giorni sono saliti persino da Napoli, città d'origine di Claudio, per partecipare al rito funebre celebrato da Don Orlando Bartolucci nella chiesa parrocchiale di Montecchio di Vallefoglia. Il giovane, che da poco tempo era stato assunto da Scavolini, è ricordato come una persona speciale e sempre disponibile. Per lui gli amici di sempre e i ragazzi del Palio dei Braceri hanno posato sulla bara una bandiera gialla e rossa, i colori della contrada di Tre Ponti, e hanno letto una lettera al termine della Santa Messa. Proprio giorni fa parlavamo dei progetti per l'evento, ha raccontato un'amica, e adesso chi riuscirà a farlo con la stessa grinta? Continuerai a vivere in noi. Accanto a loro anche gli ex compagni di scuola, i ragazzi dell'Ipsia Benelli di Pesaro e i suoi insegnanti, che lo hanno ricordato ancora con tanto affetto. Ti avevamo conosciuto tra i banchi di scuola, eri un ragazzo sensibile e buono d'animo. Mamma Matilde, papà Ciro e i tuoi fratelli un giorno potranno ritrovarti, e a noi piacerà pensarti nel brillare di una stella. Ciao Claudio. Ad avere la forza di parlare con la voce spezzata e le lacrime agli occhi è stata anche sua cognata. È un dolore che mi logora dentro, ha detto, come una cicatrice, una ferita indelebile. Per me eri come un fratello e mille parole non riescono a cancellare quel vuoto che ci hai lasciato. Ti abbiamo tanto amato, concluso, ma ora pensiamo alla vita che hai appena iniziato. Non eri solo il mio cognato, ma eri anche mio fratello. Alle volte mi arrabbiavo con te, altre ti elogiavo. Come l'ultima, quando mi dicesti, alla mensa di Scavolini, che finalmente ti avevano messo fisso. Ci stringemmo in un abbraccio, praticamente ti sottai addosso, saltellate e zoppettando come due bambini. Dopo un lungo applauso e l'uscita del feretro è seguita una silenziosa processione fino al vicino cimitero. Di fianco al necrologio che ne ha annunciato la scomparsa c'era anche quello dell'amico Federico, il ragazzo che quella tragica notte era alla guida della Twingo. Sul suo corpo questa mattina è stata eseguita l'autopsia per definire con esattezza le cause del suo decesso, e domani alle 14.30 sarà dato anche a lui l'ultimo saluto nella parrocchia di San Terenzo a Cattabrighe, la stessa chiesa dove si è svolta una veglia di preghiera per i due giovani scomparsi nel fiore degli anni.